Amore, forza, forza, scendi, dai. Sono stanca. Non fa niente, vieni qui, dai, che adesso c'è il tuo papà. Guarda, è lei che mi ha chiesto di salire in braccio. Adesso mia figlia viene con me. Sì. Senti, Serena non faceva in tempo e ha chiesto a me di passare a prenderla. Ci parlo io con Serena. Sì, però Serena sta tornando a casa. Ci parlo io, ho detto, stai tranquillo. Vieni, andiamo, amore. Ci prepara una bella merenda. Aspetta, fammi capire, tu stai facendo tutta questa storia per una squallida questione di soldi? Ci sarebbe anche altro, ma lascio perdere per buona educazione. Il che è un segno di dignità, non di sottomissione. Prima o poi raccoglierò tutte queste perle di saggezza e le metterò sul libretto accanto al mio comodino. Servisse a qualcosa. Raffaele, stai montando tutto questo caso per che cosa? Per un paio d'ore di manodopera? No, guardi che si tratta di mezza giornata, non di un paio d'ore. Vabbè, vorrà dire che quando gli operai finiranno pagherò la mia parte della mezza giornata, va bene? Avvocato, non ci siamo capiti. Visto che paghiamo io e Guido del Bue, i soldi lei li tira fuori ora. E secondo te io vado in giro con i contanti? Non sai che adesso si portano le carte di credito? Raffaele, adesso per cortesia vattene. I tuoi operai sicuramente ti staranno aspettando. Conosci la strada, prego. Amore, non ci provare, no? Non mi dare il bacio, ho detto pane e marmellata, non cioccolata, capito? Poca poca. No, vabbè. Allora solo poca, però, mi raccomando, non esagerare. Adesso vai da Silvana e fatti preparare la merenda con la cioccolata, poca, e dille che ti ho dato io il permesso, va bene? Vai. Sbaglio o era la voce della mia nipotina? No, non sbagli. Irene è di là in cucina a fare merenda con Silvana. Scusami, tu stavi facendo una telefonata, ti lascio. No, non preoccuparti, guarda. Non era niente di urgente, tranquillo. D'accordo. Allora, se hai bisogno di qualcosa? Sono nel mio studio. Allora, se hai 2 minuti, ti aggiorno sul colloquio per quel nuovo skipper. Bene, vieni, così ne parliamo con calma. Cioè, non sai l'arroganza di quest'uomo, la spocchia! Cioè, non solo sta usando gli operai nostri a sbaffo, ma questo mi fa passare pure per un miserabile, uno che chiede i soldi. Ma tesoro, non mi stupisco che Alberto Palladini è sempre stato molto abile a cambiare le carte in tavola. Io non lo so quale santo devo ringraziare, perché veramente questa volta stavo per mettergli le mani addosso. Senti, non è sprecare altre energie con quello lì. Tu mandalo al diavolo e concentrati sulla ristrutturazione, per favore. Magari ci riuscissi, Ornella. E là? Ciao! Ciao, amore! Ah, ma tu qua stai! Scusa, adesso ho capito perché i muratori stavano già a guardarsi in faccia invece di lavorare. Sono andati a mangiare, sono passati in cortile, non erano ancora tornati. Ma scusa, ma tu non ti eri offerto come cane da guardia che li azzannava ogni volta che posavano il piccone? Papà, se li molli, io e Vittorio il nostro loft ce lo apriamo a Ferragosto, non lo so, tardi! E dai, ci avevi garantito che... Ma che avevo garantito? Che avevo garantito? Che cosa? Senti, ma di per cortesia, non è giornata, poi ti ci metti pure tu. Ma per cortesia. Oh, papà. Ma è serio? Adesso ti racconto. Beh. Per fortuna senza traffico ci ho messo un attimo a tornare. Bene. Irene, tutto bene? Ha fatto merenda? Non lo so, dovresti chiedere a Filippo. Che c'è da Filippo, scusami? Irene è con lui, a casa di Ferri. Ci ha visti rientrare. Senti, io ci ho provato a spiegargli che saresti rientrata subito, ma non ha voluto sentire ragioni e se l'è portata via con sé. Mannaggia. Stavo per telefonarti, ma ho pensato che ti avrei fatto preoccupare per niente. Non lo so, ho preferito aspettare che tornassi. Hai fatto bene, sì. Vabbè, senti. Io vado adesso che... vedo un po' frastornato, non so se vuoi stare un po' per conto tuo. Sì, lo so. Le chiavi sono sulla libreria. Ok.
Dai un bacio alla piccoletta da parte mia. Grazie. Non so, magari ti chiamo più tardi. Ho detto pure quando state faticando solo l'appartamento del notaio a me. Ah, io tengo una ditta seria e non posso fare brutte figure per via vostra. Un 2020, ancora con questi bicchierini e bottiglielle, vi dovete fare il termosso per il caffè e basta. Preferite il babà o le sfogliatelle? Le sfogliatelle. Le sfogliatelle. Ricci o frolla? Frolla, perché Ricci rimane dentro da fastidio. Mastro Peppe, Mastro Peppe, vedete come ve lo dico, state tirando troppo la corda, avete fatto una pausa pranzo di 2 ore, vogliamo riprendere a lavorare o no? Ma pure subito, basta che dentro al condominio vi mettete d'accordo, e viene l'avvocato e dice che ci fa pluviale, venite voi altri e dice che io mi devo fermare, non ci fa pluviale, e io pago a vacante con aiuto mio, facciate pacienza. Mastro Peppe, qua comando io, pensate solamente alle cantine. Allora se viene l'avvocato, io da voi lo mando. Ci ho già parlato con l'avvocato. Non vi preoccupate dell'avvocato, le cantine dovete pensare. E allora la pluviale la lasciamo appesa? Oh Gesù, ma che parlo, straniero. Ho detto le cantine, ho promesso a mio figlio che i lavori sarebbero terminati nei tempi stabiliti e voglio mantenere la parola, va bene? Andiamo a lavorare, a lavorare. Babbo, guaiù, andiamoci, altro cosa, a me si chiama a fatica. Poi sentite, io i bicchieri di plastica non li voglio vedere, qua siamo Palazzo Free Plastic. Guaglio la plastica, ittate l'indà la plastica. Andiamoci. Grazie. Irene è di là con Silvana in cucina ad impastare i biscotti, se ho capito bene. Filippo, c'è, avrei bisogno di parlarti un attimo. Ma sì, vieni, accomodati. Prego. Grazie. Io vado di là a vedere che cosa combinano quelle due. Di azzardare mai più a prendere certe decisioni senza consultarmi. Non esiste al mondo che mia figlia torni a casa con Leonardo senza che io lo sappia. Ascoltami un attimo. Non ci sono giustificazioni, non ci provare. Perché quello che hai fatto è inaccettabile. Ma comunque devo imparare a contare fino a 10 prima di aprire bocca. Mi dispiace troppo per papà. Ma no, amore, avevi appena messo piede in casa. Che ne sapevi? Sì, ho capito, ma quello già ci sta aiutando. Ah, poi ha dovuto litigare pure con quello stronzo. Ehi. Aia. Vabbè, vado a chiedergli scusa. No, lascia stare. Guarda che tuo papà in tutti questi anni ha sviluppato dei fortissimi anticorpi contro Alberto Palladini. Perciò lascia che facciano la loro azione, piano piano. Ma perché esistono anche gli anticorpi contro i vermi? Hai visto? Ho detto vermi, no stronzo. Ma... dai. E comunque, devo anche pensare che io e Vicky ce lo ritroveremo pure come vicino di muro a questo. Non è detto, può darsi anche che sia un vicino di passaggio, sai. Ma scusa, ma ti pare che un uomo di alto rango come Alberto Palladini decida di vivere a lungo dentro un seminterrato? Ma dai. Ma era di alto rango? Beh, uno che va a vivere in uno scantinato e scrocca i cantieri altrui, come pensi che stia? È una cifra ridicola. La macchina è in perfette condizioni, lo sa benissimo che vale almeno il doppio. Io l'ho già detto la settimana scorsa, non mi va di svenderla. Levando la sua percentuale mi rimarrebbero gli spiccioli. Senta, lei vende la macchina ad un prezzo decente, sempre che ne sia capace. E ci guadagniamo entrambi. Altrimenti il nostro rapporto finisce qui, d'accordo? Già detto, Filippo, io sapevo che tu avevi il colloquio con lo skipper e non ti volevo disturbare. Ma che razza di scusa è questa? Io sono suo padre e mia figlia viene prima di tutto, prima dei colloqui di lavoro, prima del lavoro stesso, prima di qualsiasi altra cosa. Va bene, allora, è stata una mia mancanza non avvisarti, però credimi, non c'era nessuna intenzione né di scavalcarti né di tenerti all'oscuro. Peccato che se non li avessi scoperti per caso non l'avrei mai saputo. È stata un'emergenza, Leonardo mi ha solo dato una mano. E poi Irene ci va anche d'accordo. Ascoltami bene. Irene è una bambina educata e soprattutto si fa molto influenzare dai giudizi di sua madre. Questa te la potevi risparmiare. La potevo risparmiare? Ma tu ti rendi conto di quello che hai fatto? Tu hai lasciato mia figlia da sola con uno che nella vita ha fatto i peggiori guai. Vuoi che ti ricordi i suoi traffici in Messico? Hai bisogno che ti rinfreschi la memoria? Dimmelo. La verità è che sei stato un irresponsabile, accettalo. Va bene, ok, d'accordo, ho sbagliato. Sì.
Ma non è stata la fine del mondo. Cioè, ti ho chiesto scusa, che altro devo fare? Voglio che tu abbia ben chiaro che nella vita non decidi soltanto tu per quanto riguarda Irene. Perché non funziona così. Ok, qui secondo me il punto è un altro. Qui tu ce l'hai con me. E non perdi occasione per darmi addosso e per farmi sentire... Beh, evidentemente avrò i miei buoni motivi. Filippo, io e te non viviamo più insieme. È impensabile che io ti avvisi ogni volta che ho un problema. Beh, se il problema riguarda Irene è così. Perché da adesso in poi le cose cambieranno. Basta. Io non parlo perché tanto hai ragione tu. Vado a prendere Irene e ce ne torniamo a casa.